Allora, oggi siamo qui a Bergamo, all'università, perché i lavoratori, ai quali io sono rappresentante sindacale, si sono mobilitati. È la prima iniziativa. Perché? Perché praticamente da ormai un anno stiamo chiedendo degli aumenti qui in università. Uno dirà, ma come? Si licenzia, le fabbriche chiudono, c'è gente che chiede aumenti. Sì, noi li chiediamo in quanto, come segnato anche su questo cartello, ci sono 6 milioni di euro in più ogni anno che arrivano all'università, mentre per i lavoratori dell'università non c'è mai niente, non c'è nessun aumento. Noi siamo sotto organico, siamo almeno 60-70 in meno di quelli che dovremmo essere, i servizi sono garantiti, anzi i dati che sono dell'università dicono che gli obiettivi di questa università sono raggiunti sempre tutti gli anni, tant'è che arrivano sempre più soldi, ma per i lavoratori non c'è nulla. In più i lavoratori pubblici dal 2008 hanno lo stipendio bloccato, quindi da ormai 7 anni non hanno aumenti sullo stipendio. E anche nei fondi di secondo livello, che per spiegarsi sono una cassa che l'università ha per poter dare un incentivo, sono bloccati da 5. Quest'anno la legge di stabilità ha riaperto questa possibilità dei fondi di secondo livello e quindi noi abbiamo chiesto quello che è lo scatto, si chiama progressione, ma è uno scatto, sarebbe quello che quando uno è operaio di primo livello può passare a operaio di secondo, impiegato di secondo livello passare a terzo e avere un aumento. Questi aumenti per ora ci vengono negati. Noi abbiamo bloccato l'amministrazione su una relazione che ha certificato da parte loro 240.000 euro di risparmi sul personale e abbiamo detto, visti che li hai fatti, questi risparmi ce li dai. E invece no, hanno iniziato, no, non possiamo, ci sono tutta una serie di vincoli, ma è una volontà politica che è arrivata a dire vi diamo 80.000 euro per sempre, cioè 80.000 euro per sempre, mentre invece noi ne chiediamo 240.000 euro, quelli sì per sempre, con uno scatto che va tutti i mesi. Quegli 80.000 euro per sempre, per intenderci, significherebbero che un lavoratore porta a casa nei prossimi 5 anni 60 euro all'anno. Questa per noi non è una proposta accettabile, noi richiediamo i nostri scatti e vogliamo che vengano mantenuti. Per quello oggi è andata molto bene, possiamo dire che c'erano più di 120-130 lavoratori, a fronte che di solito nelle assemblee ce ne sono 60-70, in un'assemblea in cui chiedevamo uno scatto di dignità, di metterci la faccia, praticamente il 60-70% dei lavoratori c'è stato, questo è un segnale che l'amministrazione dovrebbe cogliere e rilanciamo, se non ci vogliono incontrare, che il 10 c'è lo sciopero di 4 ore. Noi però siamo sempre disponibili all'incontro, sono loro che per ora hanno disertato l'incontro dal prefetto.